come ripeto, abbiamo stato dominato il secondo tempo e non meritavamo sicuramente questo pareggio. Beh, Tesoro, un punto che lascia l'amaro in bocca a tutti quanti noi. Sì, sicuramente un punto molto amaro, come dici te, perché abbiamo, a mio parere, anche dal primo tempo, secondo tempo, abbiamo stradominato e per come si era messa la partita dovevamo vincerla, ma questo non è avvenuto e ci dispiace un bel po'. Dal campo, che ci dici della direzione arbitrale? Insomma, ci sono stati degli errori abbastanza evidenti. Non voglio parlare degli arbitri perché ormai se parliamo di domenica degli arbitri. Ti ripeto, siamo stati, ecco, ci dispiace molto per i punti, ma non dobbiamo pensare agli arbitri perché non ho parole, per oggi non ho parole. In 10 contro 10 comunque si è vista una sola squadra, la Samb. Insomma, se la Samb avesse vinto oggi non rubava nulla, la Civitanovese ha fatto poco, eccetto l'ultima occasione finale che sarebbe stata una beffa qualora si fosse tramutata in gol. Che cosa è andato meno oggi? Meno non possiamo dire che è andato meno, siamo stati sfortunati su alcuni episodi, poi l'arbitro ha fatto il suo, il guardaline fuorigiochi ha fischiato fuorigiochi a mio parere inesistente perché mi riscaldavo e vedevo tutto e Alla fine è una gara condizionata un po'. stata un po' condizionata, sì, è stata un po' condizionata, ma va bene così, dai. Non va bene, ma non ci possiamo fare niente ormai. Tra Samb e Teramo, tra Samb e Civitanovese ha vinto il Teramo, si può dire. No, ha vinto il Teramo. No, non possiamo dire questa cosa. Tra Samb e Teramo abbiamo pareggiato con la Civitanovese e basta. Questo è un campo comunque difficilissimo dove Teramo e Ancona erano andate KO. Oggi forse la Samba è quella che si è comportata meglio tra le tre. Ma sinceramente non ho seguito le altre due partite perché, come ripeto, noi guardiamo solo a noi e degli altri poco ci interessa. Sicuramente per come si era messa oggi dovevamo vincerla la partita e abbiamo pareggiato e un punto che è molto amaro. Adesso subito sotto con l'Isernia per riscattarsi. Con l'Isernia sì, dobbiamo riscattarci e dobbiamo portare a casa assolutamente i 3 punti. Grazie.